Il Consiglio regionale nella seduta del 10 settembre ha approvato la legge di riorganizzazione degli uffici della Regione e una mozione per migliorare l'ISEE. L'assessore alla sanità ha poi svolto una comunicazione sulla fecondazione eterologa, cui è seguito un ampio dibattito. La quinta commissione ambiente ha modificato la legge vigente in armonia con la normativa nazionale, stabilendo che per la raccolta di funghi non sarà più necessario pagare l'imposta di bollo. Inaugurata l'ufficio relazioni con il pubblico, la mostra Immagini del Piemonte dall'unità alla prima guerra mondiale. Esposte fino all'8 ottobre opere pittoriche di una ventina di artisti che attraverso episodi di storia e quotidianità raccontano il Piemonte tra il 1861 e il 1914. È stata presentata a Palazzo Lascaris la proposta di legge alla Camera per istituire il titolo di Cavaliere della Liberazione da attribuire ai partigiani che combatterono durante la Resistenza. Viaggio studio per 31 studenti e 4 insegnanti piemontesi vincitori del concorso Diventiamo cittadini europei a Trieste, alla Risiera di San Sabba e al Magazzino 18 nel Porto Vecchio. Anche quest'anno il Consiglio regionale pubblica l'agenda scuola, destinata a seguire il lavoro degli insegnanti da settembre a giugno. L'agenda viene distribuita gratuitamente ai docenti fino a esaurimento scorte, nella sede dell'URP del Consiglio regionale. Mutuo soccorso e solidarietà, immagini grafiche, opere, installazioni e una fontana. È la mostra dell'artista torinese Claudio Rotta Loria, ospitata fino al 20 settembre nella sede storica della Società degli Operai di Borgo Manero. Prosegue l'esposizione di mostre fotografiche del Consiglio regionale all'Otto Gallery di Torino. In calendario dal 15 al 21 settembre l'appuntamento è con Da moneta unica a unica moneta, 10 anni di euro.